Questa trasmissione è offerta da Credi Friuli, la banca che ha il Friuli dentro. Puntata di Tag in Comune. Dove siamo oggi? Questa è una grande sorpresa per loro. Facciamo così, diamogli qualche indizio, okay. Giorgia. Ok, il rumore della roggia. Tanti bei mulini e non a vento. Le sculture in pietra. Ah, e allora posso parlarvi anche delle filarmoniche. Ne ha ben due questo comune, molto ma molto importanti. Un parco commerciale di tutto rispetto, che tutti conoscono. E poi ci sono tantissimi locali dove si mangia divinamente e in uno è famosissimo risotto, anzi risotti, Giorgia, non ridere. No, non così, non ti commuovere. Abbiamo, no, non mi commuovo. Dobbiamo vedere tante cose prima di arrivare lì. E allora iniziamo a far conoscere questo comune ai nostri amici di TV12. Siamo Areana del Royale. Meno di 5.000 abitanti, ma un sacco di chilometri di frazioni. Dobbiamo vederle tutte. Andiamo. Andiamo. Cominciamo da qui, questo è un po' il centro della vita sociale e culturale del comune di Areana, un comune piccolo ma che può vantare un posto come questo. Eh sì, è proprio vero, questo è un gioiellino del nostro territorio a cui io in prima persona, in qualità di assessore con la delega alla cultura, ho investito molto, molta fiducia e molto tempo, soprattutto perché credevo fosse importante per la nostra comunità avere uno spazio dove incontrarsi, dove condividere le proprie idee, condividere le proprie emozioni, dialogare. Questo auditorium, assieme alla biblioteca, assieme alla sede municipale, si trovano proprio in una zona che noi chiamiamo centro civico, si trovano a Remugnano. Non vorrei però dimenticare e dare molta, molta importanza e molto lustro a chi sostiene e vivacizza continuamente la nostra rete comunitaria. Infatti siamo una realtà dove sono presenti tantissime associazioni, dalle culturali alle sportive, alle sociali, e non da ultimo anche la protezione civile, che è fondamentale, e anche le associazioni d'arma, che sono veramente un grande bagaglio di volontari, e loro tutte queste assieme sono veramente costanti nel riproporre degli eventi con cadenza annuale piuttosto che nel proporre eventi straordinari legati a qualche tematica che nei vari anni è prevalente. Quindi il ringraziamento per la vivacità culturale, sociale e sportiva di questo territorio va anche molto a loro, perché sono un po' la linfa di quello che è anche la nostra prospettiva come amministrazione. Una cosa che ho notato è questa importanza di tutte le frazioni che sono coinvolte in eventi, in progetti, e questa è una cosa bella. Sì, è una grandissima risorsa per questo territorio e supera un po' quei campanilismi che, insomma, di cui si è sempre tanto sentito parlare. Ci sono i campanilismi, però c'è anche tanta voglia di essere proattivi per il prossimo. Quindi tutte le frazioni organizzano a loro modo, insomma, anche in collaborazione spesso con l'amministrazione comunale, anzi sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale, organizzano delle attività che vanno proprio a valorizzare quelle che sono le loro peculiarità. E sottolineo anche l'importanza della nostra passeggiata ciclopedonale delle rogge, perché è ciclopedonale ed è effettivamente vissuta come ciclopedonale, che ci collega direttamente al cuore di Udine. E con il comune di Tavagnacco abbiamo avviato una progettualità che vorrebbe portarci a un riconoscimento di Ecomuseo delle Rogge assieme a proprio a quest'altra amministrazione, proprio perché le rogge nel corso degli anni hanno sviluppato una modalità di vita e anche economica
che è tipica in se stesso, oltre ad avere sulle sue rive una flora e una fauna che sono proprio tipiche di questi canali. Cara assessore, dove ci troviamo in questo momento? Allora, in questo momento siamo in sala consigliare. Come potete vedere è una sala, definirei allegra, la sua ufficialità e il suo ruolo importante di fulcro della vita sociale, amministrativa del comune, perché è qui che avvengono tutte le sedute del Consiglio Comunale, ma è anche qui che i cittadini hanno facoltà di venire ad essere informati, ad ascoltare, a dare avvio a cose anche importanti per il comune. Ne cito una, per esempio l'inaugurazione della stagione del simposio di sculture. Le nostre scuole sono praticamente attaccate sia alla biblioteca e quindi possono usufruire dei servizi della biblioteca, infatti le classi con le maestre vengono in biblioteca e così i bambini imparano e conoscono cosa vuol dire prendere in prestito un libro e anche il luogo della biblioteca. Abbiamo le attività sportive che ci assistono, le associazioni, infatti le nostre associazioni danno anche la possibilità ai genitori di lasciare i bambini fino alle 5, 5 e un quarto, quindi il termine delle lezioni è previsto per le 4 e loro possono fermarsi a fare l'attività sportiva e quindi vanno a casa che hanno già completato la loro giornata. Dove ci troviamo in questo momento? Siamo presso il refettorio della scuola primaria e secondaria, è appena stato rimesso a nuovo per renderlo più accogliente. E visto che questa è l'ora del pranzo, che ama tanto il Poma, io vorrei fermarmi qua a mangiare, si può? No, qua mangiano solo i bambini. E quindi dove vado a mangiare io adesso? Di là. Di là? Di là. Va bene, allora io vado di là, seguitemi perché scopriremo un'altra grande eccellenza del comune di Reana del Royale. Siamo in una delle sedi della Proloco di Reana del Royale, siamo nella vetrina del Royale. Qui in mano, sapete cos'ho? Il famoso scus, perché tra poco parleremo della tradizione dello scus. In italiano viene chiamata anche brattea del mais, oppure cartoccio, perché tra poco conosceremo le cartocciaie di Reana. Qui siamo appunto alla vetrina del Royale, che è una stanza che ci è stata concessa dalla banca Credi Friuli, che è qui a fianco, ce l'ha messa a nostra disposizione e noi abbiamo appunto in esposizione tutti questi manufatti che sono fatti tutti con la foglia del mais, la brattea o per meglio dire lo scus. Allora parliamo un pochettino di questa grande arte, intanto vediamo che stai facendo una lavorazione proprio con questa foglia, con lo scus, cosa stai creando? Allora questa è la corda che viene fatta con l'intreccio di più scus, devo inserirli uno appresso all'altro, verrà un quadro, un qualcosina, poi si possono appendere al muro, si possono mettere dei fiori, si può lavorare la fantasia. Senti, questa è una grandissima arte che si tramanda da generazione in generazione. Tu quando hai iniziato a lavorare lo scus? Allora, diciamo che io ho iniziato da piccola perché la mia mamma faceva questi lavori. Allora, naturalmente c'è un lungo percorso che si comincia da bambini. I primi passi per i bambini sono preparare lo scus, pulirlo,
bagnarlo un po', perché bisogna lavorarlo umido, perché altrimenti se è asciutto si spezza. E il primo passo per i bambini era preparare lo scus e tagliarli e darli alla mamma. Poi cominci a fare, quando sei più grande fai la corda, poi cominci a fare qualcosina piccola fino a che a un po' più grandina come sono io, adesso faccio anche le borse, faccio qualcosa di più elaborato, diciamo. E finalmente conosciamo anche l'altra libellula, Patrizia. Ciao Alessandro. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto ok. Tutto insomma, complimenti per questa grande arte, quella grazie, dello scus. Grazie. Cerchiamo di riportare, diciamo, dalle vecchie tradizioni del royale, riportarle adesso, renderle attuali. Ecco. Sono importantissime sono le tradizioni. Sono importanti che siano tramandate, appunto. Se no, vanno perse. E so che i bambini vi seguono. Sì, perché noi a volte siamo anche, diciamo, veniamo ospitate nelle scuole, chiamate nelle scuole per fare dei piccoli laboratori con i bambini, non so, qualche fiorellino, qualche angioletto, qualche coniglietto, così, laboratori manuali per bambini, insomma, nelle scuole. Senti, ecco. Da questo cartoccio nascono delle cose veramente incredibili, dai presepi alle borse, ai vasi, ai fiori, insomma, qui ci sono veramente tante cose da poter vedere, da poter acquistare. Ma qual è la grande soddisfazione di lavorare lo scus? Beh, diciamo che dà soddisfazione, cioè anche rilassa, personalmente mi rilassa, è una cosa che mi rilassa. Poi ti dà la soddisfazione di creare tutte queste cose, di vedere che piacciono, che vengono scelte dalle persone, che vengono apprezzate, ecco, dalle persone. Mugnano, dalla vetrina del Royale, siamo venuti a Rihanna del Royale per la mostra permanente dello scus e sono venuto con questa borsa, anzi con questa Mene Cunine, e ce ne parlerà ancora una volta Giorgio. Ciao Giorgio, finalmente siamo in un altro luogo magico della tradizione dell'arte dello scus. Qui siamo nella mostra, come detto, permanente del cartoccio, dove questi manufatti sono quelli d'epoca della cooperativa del Royale di Cortale, che sono stati donati al comune, che li ha messi in questa mostra perché possono essere visti dai turisti, da chi vuole venire a Rihanna, scolaresche o qualcos'altro. Certo che il detto che dalla pannocchia non si butta via niente è veramente vero, anche perché qua dal cartoccio si creano delle cose pazzesche. Come qui, questo è il letto fatto in cartoccio, questo è il materasso che è riempito con le foglie del mais, che veniva rinnovato ogni anno ed era appunto molto ecologico perché c'era un rinnovamento. Poi quello che veniva tolto non veniva buttato via, ma veniva usato per le lettiere degli animali. Dentro venivano fatti anche dei vestiti, dei corpetti, delle scarpe. Poi c'era, sì, c'era la fantasia che si erano cominciate a fare anche per l'abbigliamento, ecco, si erano, oltre alle sport, poi si era sviluppato con altre oggettistiche. Senti, adesso siamo curiosi di capire questa funzione di questa borsa, Mene Cunine, spieghiamo perché. Ecco, questa è la borsa classica del Royale, è multiuso, era usata per mille cose, era usata per portare il pranzo ai contadini quando erano a lavorare nei campi, è un uso che aveva anche, che un po' così, diciamo, era per portare i conigli, perché i conigli per rafforzare la razza venivano portati fra le famiglie, per incrociare, per renderle più forti. E per portare questa coniglia, che veniva portata dove c'era il maschio, veniva messa in questa borsa e da lì è diventato il detto un pochino qui, Mene Cunine. Piera, per cominciare a parlare di Rihanna del Royale, dobbiamo cominciare a parlare del sistema delle rogge, dell'acqua, del torrente. Ci racconti tu tutto?
Allora, diciamo che la prima cosa che colpisce chi arriva a Reana è sicuramente l'importanza che hanno le nostre rogge e l'acqua. Nasce un po' tutto da lì, da questa deviazione del torrente Torre che possiamo vedere qua nel comune del Royale. Lo stesso nome Reana del Royale è in realtà una ridondanza del nome Roggia, perché Reana in realtà deriva da Reiana, cioè negli antichi documenti si parla di Reianam e poi quindi Reiana o Royana, che significa roggia, e anche royale, dove è più evidente, no, l'affinità col termine roggia. Quindi di fatto è un po' un roggia delle rogge, come dire una ripetizione del termine. E diciamo che questa è stata la ricchezza e l'inizio di tutto lo sviluppo di questo territorio. Perché da qua diciamo che viene derivata la roggia di Udine, che è la prima che noi conosciamo e viene addirittura citata in un documento del 1100, intorno al 1100, ma quindi se è citata era probabilmente realizzata anche prima. E questa arriva fino appunto a Udine, quindi percorre tutto il Royale fino ad arrivare ad alimentare la città di Udine. Quindi per questo anche il Royale è sempre stato, nel passato, è sempre stato considerato importante appunto anche per la città di Udine, perché le persone dovevano comunque mantenere questi canali, no? Perché l'acqua poi giungesse in città. Nei pressi di Valle vediamo che c'è un'ulteriore biforcazione della roggia, quindi da roggia di Udine viene ricavata anche la roggia di Palma, che poi facendo tutto il percorso arriva proprio a Palmanova. Ed ora siamo in Piazza della Chiesa a Vergnaco e tra poco conosceremo gli amici della Filarmonica di Vergnaco che ci aspettano in Via Antica. Cos'è per te questa Filarmonica? E mi racconti quando nasce? Questa Filarmonica nasce nel 1930, ha una lunga storia, infatti ha più di 90 anni. E nasce proprio per aggregare i giovani e persone un po' di ogni età. E il bello è che ha mantenuto in questi anni proprio questi valori e tuttora è, diciamo, come una grande famiglia con la voglia di fare sempre meglio e di crescere anche musicalmente. La Filarmonica si suddivide anche in una fanfara di sezione, se non erro. Sì, abbiamo un doppio ruolo. Oltre a Filarmonica, dal 72 rivestiamo anche il ruolo appunto di fanfara sezionale di Udine, dell'ANA di Udine. Che la regione, visto che quest'anno a Udine ci saranno gli alpini con questa fantastica adunata, siete pronti? Prontissimi, l'aspettiamo veramente, significa molto per noi, ci stiamo preparando e abbiamo proprio da poco fatto un concerto che ha aperto aspettando la adunata. Senti, mi parlavi di banda giovanile, il più piccolo quanti anni ha? E il più piccolo ha 9 anni. E la nostra banda giovanile, proprio per l'occasione della adunata, è diventata anche fanfara giovanile alpina. Mentre il più grande che fa parte della Filarmonica quanti anni ha e cosa suona? Il più grande ha 84 anni e suona il basso tuba. E lo salutiamo, eh? Sì, Luciano Sommer, veramente fortissimo. Andrea, da quanti anni fai parte di questa Filarmonica e oltre che musicista sei anche insegnante? È più difficile insegnare o è più difficile, insomma, far musica? Allora, diciamo che per me la musica non è difficile, cioè è bella, è una passione, quindi è bello tutto, è bello suonarla e soprattutto è bello insegnarla e trasmettere la propria passione ai più giovani. Tra questi giovani c'è anche Lorenzo, il percussionista. Tu di dove sei? Io sono di Reana, di Ribis precisamente. E sono qui da ormai 4 anni, 5 anni, non mi ricordo esattamente. Mi trovo molto bene in questa realtà.
tavolino finalmente siamo arrivati anche dal Cacciatore d'Italia, un posto veramente storico di Reana del Royale, e qui sono passate tante persone. Sono passate tante persone, anche perché se andiamo con l'inquadratura sul pavimento, il pavimento è datato in questa stanza, che è la prima che è stata creata con nome del Cacciatore nel 1894. Quindi questa stanza qua abbiamo ritrovato sotto nel restauro questo pavimento. Sì, sono passate un sacco di persone. In questo luogo si respira aria di storia. Sì, aria di molta storia, abbiamo voluto mantenere tutto dai colori agli arredi come erano le vecchie osterie friulane degli anni 60. Anche l'atteggiamento dell'ostiere, indispettito quando entrano i clienti, cosa che sembra strana ma è così. Soprattutto quelli con le telecamere e con i microfoni. Oh, soprattutto quelli, assolutamente, bon, poi te ti conosco, quindi vuoi che non rimanga indispettito, ma è sempre un piacere. Poma. Senti, quali sono i piatti qua della tradizione di questa osteria? Cosa proponi ai tuoi clienti? Allora, diciamo che questa è rimasta proprio un'osteria, non con cucina, ma un'osteria laddove tutti gli affettati li vendiamo a peso con la carta oleata come negli anni 60. Quindi uno beve un taglio e qua non mangi la tartina, mangi il letto di mortadella, che è sempre conveniente rispetto alla tartina a 2 euro, voglio dire. E non esistono calici, qua il taglio si beve direttamente dal bicchiere tamblerino praticamente, quello di una volta. Il Duralex francese degli anni 60, ovviamente una volta si adoperava il decimino, non si trova più in commercio, usiamo il 13, ma ci teniamo un po' più bassi per il margine. Senti, io adesso devo fare una chiamata a Giorgia Bortolossi, ho dimenticato il cellulare a casa, ma quel telefono lì funziona ancora? Ostia, se funziona, come no, scherzi, bisogna vedere se riesce a fare il numero come una volta con la rotella, perché non tutti ci riescono e ogni volta io scommetto un bicchiere di nero e tanti perdono perché cade la linea prima che riescano a comporre il numero. Beh, dovrei riuscirci, eh? Vediamo. E adesso è il momento di chiamare Giorgia, perché devo capire dove mi sta aspettando. E userò questo telefono, perché Paolo ha detto che funziona. Primo gettone. Secondo gettone, perché Giorgia costa, eh. Allora, non spiate il numero di Giorgia, che è prezioso. Squilla, Paolo ha già perso il suo nero, quindi il taglio di nero l'ho già vinto io, glielo dirò dopo. Sono davanti alla chiesa di Ribis e suona il telefono. Pronto? Pronto, Giorgia? Sì, ma con che numero mi stai chiamando, Poma? Ma io ti sto chiamando dal telefono pubblico dell'osteria della Cacciatore d'Italia, una roba incredibile. Ci ho messo mezz'ora a fare il tuo numero, però ci sono riuscito, ho vinto anche un taglio di nero, ma dove mi stai aspettando? No, ma cioè, scusa. Scusa, ma hai usato davvero i gettoni, come una volta? Ho usato i gettoni, e costi, perché ho usato 2 gettoni per questa chiamata, ma credimi, un'emozione incredibile. Incredibile. Io sono davanti alla chiesa di Ribis, se vuoi, ci vediamo qui? E allora ci vediamo lì, sto arrivando. Sì, non spendere troppi gettoni, ok? Metti giù, risparmia. Ok, ciao, ciao. A tra poco, ciao Giorgia. Incredibile. Insomma, Giorgia ci sta aspettando, vediamo se il gettone va giù. Non è andato giù. Comunque, io adesso vado da Paolo a ritirare un altro bel taglio, rimanete con noi. Paolo, allora ho vinto un taglio, però il taglio adesso non posso berlo, che devo continuare a lavorare. Esatto, esatto. Quindi ti do una Jelly Belly, non appeso. Una? No, una Jelly Belly. La caramella di una volta, ma di che anno è questa? È questa qua, è stata del 68. Vabbè, io la prendo volentieri, ne prendo due. Prendi due. Ok, e quando venite qua, mi raccomando, chiedete di Paolo e soprattutto di Francesca, mi raccomando. Che c'è sempre il sole. C'è sempre il sole, perché il sole bacia i belli, il sole, la pallina gialla. Ciao Paolino, ci vediamo. Caro, ciao, ciao, ciao ragazzi. Francesco, intanto grazie per averci aperto le porte della vostra filiale di Reana del Royale. Cos'è per te Credi Friuli? Credi Friuli è per me la banca di paese, diciamo, la banca di credito cooperativo che sostiene il territorio, valorizza il territorio e soprattutto valorizza e sostiene sempre le associazioni locali che a loro volta valorizzano il territorio. Cosa possiamo dire di questo comune e dei suoi cittadini? È molto, diciamo, Reana è il paese un passo dalla città e quindi vedo molta unione, molta solidarietà tra le persone, molto molto bello.
Francesco, si parlava di associazioni. Quanto è importante per Credi Friuli stare vicino alle associazioni? Direi fondamentale per Credi Friuli, anche perché ci differenzia dalle altre banche, quindi è un valore che proprio ci appartiene da anni e che vorremmo continuare a portare avanti nel tempo. Come ti trovi in questa banca? Benissimo, sono un bel po' di anni che sono con loro e trovo benissimo. Personale preparato e simpatico? Sì, sì, gentili sempre. Passeggiata delle Rogge ci porta qui al Mulino di Giusto. Un tempo tra qui e Udine erano 13 i mulini attivi. Ai giorni nostri questo è l'unico mulino attivo rimasto ed ha una storia lunghissima. Andiamo a scoprirla insieme. Massimiliano Di Giusto, la storia della tua famiglia e la storia che lega la tua famiglia a questo mulino è incredibile e dura da oltre 500 anni. 4 febbraio 1585 Luigi ha battezzato Bortolo, il documento nella parrocchia di Qualso, ed è il primo documento ufficiale ufficioso dove si cita Bortolo Mulinar. Questo è il primo documento dove risale, possiamo far partire la data di partenza di questo mulino. Prima, molto probabilmente, come si chiama, via Segat, l'acqua veniva usata come forza motrice e probabilmente c'era una segheria, una falegnameria, qualcosa del genere. E quindi per 500 anni la tua famiglia, di padre in figlio, di generazione in generazione, ha continuato qui a produrre la farina, quella per la polenta in particolare, il vostro prodotto top. Esattamente, questo è il nostro prodotto, la nostra chicca, diciamo, perché nei vari anni io e mio fratello tutti e due abbiamo iniziato a lavorare con nostro padre quando abbiamo finito scuola, circa un paio d'anni prima del mondiale, 88-90, e da lì siamo andati avanti tutti e tre. Negli anni abbiamo modificato il tipo di lavoro, però sì, la farina di polenta è rimasta tale. Come la faceva mio padre, la faccio io. Che storia pazzesca! Com'è la vita del mulinar? Ma la vita del mulinar non è la vita del mulinar, la vita oggi come oggi non deve essere mulinar, oggi come oggi deve essere imprenditore. Passeggiata delle Rogge, tra l'altro, è bellissima, è frequentata, ci passa gente anche ad ammirare il tuo mulino? Passa tantissima gente, da quando hanno fatto le ciclabili, questo non mi ricordo l'anno di preciso, però ci passa tantissima gente. Non so se lo posso dire, ci passano gli educati e i non educati. Massimiliano, raccontiamo anche la storia di queste due ruote che abbiamo visto. La prima era collegata alla trebbia. La prima era collegata alla trebbia fissa, perché fino agli anni 60, che non c'erano le mettetrebbie che andavano in giro per i campi, venivano a mettere il grano qua. E questa qui è quella che ha sempre fatto funzionare il mulino dove si fa la farina di polenta. Fino agli anni 60, sempre a fianco di quella ruota, c'era una ruota più piccola, dove noi facevamo corrente per tutta la borgata. Poi con la nazionalizzazione dell'Enel è stata tolta. Caro Presidente, siamo nel parco parrocchiale, il parco sculture di Vergnacco. Qui cosa succede? Succede che ogni anno da 25 anni invitiamo artisti da tutto il mondo che
che vengono a scolpire le pietre del Friuli Venezia Giulia. Invitiamo inizialmente 12 artisti, attualmente siamo sui 10 artisti. Abbiamo ospitato su questo parco artisti che sono venuti da ben oltre 77 nazioni del mondo e in generale 240 artisti. Perché nasce questa manifestazione? È nata, il virus l'abbiamo preso in Sardegna, laddove hanno invitato mia moglie che è una scultrice che gira il mondo. Da lì ho preso l'idea da un sindaco che faceva un simposio per promozionare la trachite, siamo venuti in Friuli, abbiamo ripreso l'idea e l'abbiamo elaborata e nel 98 siamo partiti con la nostra iniziativa. Simposio internazionale di scultura su pietre della Friuli Venezia Giulia, un grande orgoglio per tutta la regione. È un grande orgoglio e soprattutto una promozione delle realtà imprenditoriali che lavorano le pietre e i marmi della nostra regione. Qui attualmente si lavorano 6 tipi di pietre e marmi, dall'aurisina della costiera carsica, la piasentina, al grigio carnico di Timau, al fior di pesco di Fornia Voltri, al bianchetto di Clauzetto e al rosso Verzegni. Oh, l'ombelico del mondo! Presidente, nell'ultimo simposio lei è rimasto attratto da questa scultura realizzata da ben 10 artisti. Sì, abbiamo avuto questa idea aggiuntiva oltre al simposio dove erano presenti 8 artisti. C'è l'abitudine nel nostro simposio di tanti artisti che ritornano per nostalgia, per il piacere di rivedersi, a trovarsi e abbiamo pensato di chiedere un contributo a questi artisti durante il loro soggiorno di fare un'opera che rimanesse a memoria dei nostri 25 anni di simposio. E in questo senso è venuta l'idea di fare 3 libri di pietra che verranno posizionati davanti alla biblioteca di Reana. Ricordiamo che tutte queste sculture vengono realizzate durante il simposio in soli 17 giorni. 7 giorni molto intensi di lavoro, ma con il supporto anche di persone che danno una mano affinché tutti assieme raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo ripromessi. Per la realizzazione di quest'opera ci tengo a dire che hanno contribuito artisti dall'Argentina, dalla Nuova Zelanda, dalla Canada e molti dalle regioni italiane. L'ombelico del mondo è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo. Giorgia, non ridere, perché qua c'è tanto da camminare a Reana del Royale oggi, eh? Stavo controllando le migliaia di passi che abbiamo fatto, è lunghissima, è piena veramente di frazioni, c'è di tutto. È veramente lunga, poi c'è di tutto, sport, cultura, tante associazioni, insomma. Chiese, frazioni, mamma roggia mia. Però adesso è l'ora giusta per mangiare qualcosa, Giorgia, eh? Sì, te lo leggo negli occhi. Me lo leggi negli occhi? Non ce la fai più, non ce la fai più. Senti, riesci a leggere anche il menù di oggi? Sì. Risotto? Eh sì, perché ti ho portato in un'antica osteria famosissima a Reana del Royale e sono famosi per i risotti. Ne mangeremo 3, Giorgia. Guarda, con te so che non posso morire di fame. Andiamo. Seguiteci se volete mangiare con noi. Via. Qua mi dicono che siete famosissimi per i piatti della cucina e della tradizione friulana, però siete famosissimi per il risotto. Esattamente. Qual è il vostro segreto del risotto? Innanzitutto un buon riso, che è la base praticamente, e poi le semplici regole che devi seguire quando fai un riso, quindi la tostatura, il brodo caldo, anche un buon brodo, un buon prodotto, quindi se vai a finirlo con un radicchio, con un buon fungo, un buon radicchio, e dell'ottimo burro per mantecare dopo. Beh, adesso non ci resta che sederci a tavola per degustare questi risottini, perché adesso ci stai preparando un bel triste di risottini. Triste risotto, funghi, radicchio e salsiccia. Anzi, questo qua fra 5 minuti neanche è pronto, quindi tra un attimo inizierò a mantecarlo. E allora vado a tavola e vado a avvisare la Giorgia, eh. Buon lavoro intanto. Grazie mille. Amore senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante. Allora Giorgia, finalmente siamo a tavola a degustare un po' di cucina friulana. È il tuo momento preferito, lo so. Ti brillano anche gli occhi. Però mi brillano gli occhi anche per aver conosciuto anche questo territorio un po' sconosciuto da parte mia. Ti dico la verità, Reana del Royale veramente mi sta stupendo. È vero, eh? È vero. Nemmeno io immaginavo ci fosse tutto questo. Brindiamo a Reana? Brindiamo a Reana.
Cin cin, mi raccomando, rimanete con noi perché tra poco arriveranno anche i risottini, famosissimi, eh. Che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di... Guardi, oggi è una giornata sportiva, mi sento allegro e sono entrato cantando e adesso continuo a cantare. Continuiamo allora. Se vi va bene. Continui. Se domani penso che sottolineo se io perdessi te, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Manolo, siamo qui nell'edificio della banda di Reana. Allora, raccontaci innanzitutto qualcosa della banda, da quante persone è formata, che cosa suonate e anche che tipo di importanza per il territorio. Allora, la banda di Reana è un'associazione con più di 60 allievi nella scuola di musica ed è formata da un gruppo stabile di 45-48 elementi, alcuni diplomati, alcuni non diplomati, ma comunque con la voglia di fare musica, fare concerti, fare esibizioni un pochino di qualsiasi tipo, anche se sicuramente concorsi e concerti sono un attimino più prestigiosi e vengono fatti anche in modo migliore. È una banda che offre al territorio tutte le necessità, nel senso delle processioni, delle sfilate, della sagra di Reana. Teniamo vari concerti durante l'anno e varie manifestazioni in generale. La scuola di musica è una scuola di musica importante per il territorio, non solo per Reana ma anche per i comuni limitrofi, poiché abbiamo più di 60 allievi, 12 insegnanti, tutti diplomati, che seguono i corsi della scuola di musica. Quanto tempo operate voi come associazione sul territorio? Allora, l'associazione è stata rifondata nel 1975, quindi fra qualche anno festeggiamo i 50 anni. È sempre stata a favore del territorio. E io sono presente da 9 anni ormai e diciamo che il numero è sempre costante sia in scuola di musica che come banda effettiva. Quindi siamo a disposizione dell'amministrazione comunale, della parrocchia, di tutte le associazioni del territorio, non so, donatori di sangue, alpini, tutti quelli che ci chiamano per allietare le loro manifestazioni. Luca, finalmente veniamo a conoscere questa realtà sportiva presente a Reana del Royale, la Reanese Calcio. Quando nasce e naturalmente cos'è per te la Reanese Calcio? Allora, la Reanese nasce nel 1954 come un'unione tra amici del paese che l'hanno trasformata in una squadra di calcio, ma solo nel 1962 viene integrata nella Lega Calcio. E per me la Reanese è la mia squadra del cuore, perché ho iniziato a muovere i primi passi vicino a un pallone qua, poi mano a mano che gli anni andavano avanti da giocatore mi sono trasformato in allenatore. Mio padre è stato per più di 10 anni qua presidente e per me la Reanese alla fine è tutto, è il mio spirito del paese. Stoppi la palla al volo come chi ha imparato tanto tempo fa, quando giocavi invece di andare a scuola, quanti spigli ti prendevi. Fabrizio, finalmente siamo qua nel campo della Reanese, tu sei il capitano, rappresenti questa società, tra l'altro mi dicono che sei uno dei difensori più forti della tua categoria.
Beh, è un complimento e ti ringrazio, ma non credo. Bisogna partire, diciamo, dall'umiltà, una base di umiltà. E noi siamo tutti dei ragazzi molto giovani. Siamo arrivati che magari nessuno ci conosceva. Siamo scesi dalla prima categoria, è vero, però molti, molti giovani, poco conosciuti. Abbiamo creato un gruppo molto importante. Da questa è stata la nostra fondamenta, da cui siamo partiti. Da quanti anni giochi per la Arianese? Sono qui dal 2010, ero un giovanissimo regionale, provinciale e regionale poi, per me ormai questa è casa. Poma, grazie di tutto, abbiamo anche una sorpresa per te. Addirittura! Abbiamo la nostra maglia affidata nuova dell'Arianese. Beh, la prendo volentieri, che taglia è? Ai, è una L, però vi prometto, come dico sempre a Giorgio e ai nostri telespettatori, che mi metta a dieta solo per indossarla, perché è una maglia bellissima. Sempre solo forza Arianese e forza Udinese, eh? Ci vediamo presto. Volentieri, volentieri, ti aspettiamo. Ed ora sono emozionatissimo perché sto per entrare alla baite degli alpini. Moreno, intanto grazie per averci aperto le porte di questa sede storica degli alpini di Vergnaco. Insomma, una grande emozione per me e una grande emozione anche per voi, perché tra poco ci sarà anche la donata degli alpini a Udine. Sì, una grandissima emozione, una manifestazione che tutti noi stiamo aspettando da tanto tempo. Speriamo che di riuscire a risolverla e farla veramente bene e di riuscire ad accogliere tutti quelli che ci stanno chiedendo accoglienza. Questa sede è nata nel 16 aprile del 1974, vuol dire che il prossimo anno avrà 50 anni, è stata rimodernata una decina di anni fa e noi siamo il gruppo più piccolino che è qui presente nel comune di Reana del Royale. Alpini si diventa, però secondo me si può nascere alpini, anzi si nasce alpini, soprattutto da queste parti. Sì, sono convinto di questa cosa, anche perché io proprio ho voluto fare l'alpino paracadutista e ci sono riuscito a farlo. Moreno, tutti gli alpini hanno un motto, qual è il motto degli alpini di Vergnaco? Sempre in avanti, mai fermarsi. Viva gli alpini e viva l'Italia! In questo momento dove ci troviamo? In questo momento ci troviamo nella palestra delle scuole, che è una palestra ad uso scolastico ma anche delle associazioni. In pratica ci siamo noi come società sportiva e gestiamo i corsi per i bambini, ma anche i corsi per gli adulti, perché noi organizziamo anche corsi per gli adulti serali e anche giornali, diciamo, la mattina. Voglio parlare con lei anche di questa unione, perché ormai siete diventati Royal Kennedy, un'unione tra due società che continuano a fare la storia di questo comune. Sì, diciamo che questa sinergia è nata molti anni fa, ormai si parla degli anni 80, ma è nata così un po' in sordina. Poi si è sempre più strutturata dal punto di vista organizzativo e piano piano siamo diventati quasi una realtà unica. Abbiamo anche però, da non dimenticare, il settore maschile qui a Reana, cioè abbiamo anche un'attività maschile, una serie D. Questi due ragazzi che vi vedete alle mie spalle sono due atleti della serie D. Quindi anche questo è importante perché siamo una delle poche società che annoverano sia maschile che femminile. Tornando alla collaborazione, siamo veramente una realtà importante in termini numerici ma anche di attività, perché insieme riusciamo a allestire le squadre femminili, perché si parla di femminile, a tutti i livelli, dalle più piccole, dall'under 12 fino alla serie C, che è la nostra punta di diamante in questo momento, insomma. Quanti ragazzi fanno parte di questa società sportiva? Io penso che fra le due società, Royalese e Kennedy, siamo più di 200. Quest'anno, dopo anni di sofferenza per la pandemia, sono rientrati in palestra tanti bambini, come vedete qua, ci riempie il cuore vedere questi giovani atleti. Qua speriamo che ci sia il futuro Giannelli, insomma, fra le nostre fila. E sono entrati più di 100 ragazzini, grazie al lavoro sul territorio delle due società.
E no, mettiamo anche i risultati delle nazionali, che comunque sono un buon traino e un buon viatico. Per... Oltre che questa palestra, c'è anche un'altra bellissima palestra qui nel comune. Sì, c'è il palazzetto dove gioca la prima squadra femminile e anche la squadra maschile, e in più ci sono altre due palestre nel comune di Tavagnacco, una a Cavallico dove gioca la Serie D femminile e un'altra palestra dove giocano e si allenano l'S3, come i ragazzini come loro, più gli amatori, perché sia come Royalese che come Kennedy ci sono due squadre di amatori, quindi prendiamo tutto, dai più piccoli fino ai brizzolati come me, te. Anche perché lo sport non deve avere l'età per farlo, no? Assolutamente, lo sport non deve avere età, e anch'io che non lo pratico, però sono in palestra, sono in tutta, e quando finisco la mia attività lavorativa passo del tempo in palestra, e ripeto, è un piacere vedere questi ragazzini qua con entusiasmo. Presentatevi. Buonasera, io sono Alessandro, appunto giocatore della Serie D, e ho il piacere di allenare i bambini del movimento Royal Kennedy. Io mi occupo della fascia green-red, mentre il mio amico Gabriel si occupa della fascia più piccola, che sono i white, quindi i bambini di prima e seconda elementare. Io mi occupo fino alla quinta elementare. Senti Gabriel, è più difficile giocare o è più difficile allenare? Dimmi la verità, In realtà dipende dalle giornate, però direi più difficile giocare e venire allenati. Sfida in salita mi stai portando, Giorgia? Sì, eh? Perché il comune di Reale del Royale presenta anche lo scenario collinare. Qui siamo a Qualso, la frazione che ci mancava da vedere. Guarda, sì, che carina! L'ultima, una delle nuove frazioni è Qualso, giustamente. Mancava solo questa. Guarda, facciamo così, visto che la puntata sta per terminare, ci riposiamo un attimino. Va bene, te lo concedo, sai perché? Perché è quasi orario tramonto. Quindi ce lo possiamo gustare oggi insieme. Abbiamo fatto davvero un sacco di cose, quindi ci possiamo sedere qui, guardare finalmente un po' il paesaggio e meditare. Gustarci il tramonto, sì, e meditare sulla prossima tappa. Chissà quale sarà, sperando che non ci siano tante salite come oggi, Dai, che ci siamo divertiti, speriamo di avervi fatto vedere un sacco di belle cose che nemmeno noi sapevamo di Reana del Royale, e siamo davvero stupiti. Quindi continuate a seguirci e mi raccomando, rimanete sempre solo con noi, non cambiate mai canale. Ci vediamo mercoledì prossimo, 21:15, sempre TV 12. Ciao. Tag in comune. You break the butterfly, every tear you waterfall, in the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. Questa trasmissione è stata offerta da Credi Friuli, la banca che ha il Friuli dentro.